Siamo collegati con Massimo Anselmi, si parla di quello che potrebbe essere anche il suo futuro legato all'Arezzo, a cominciare dal diniego a quella che era stata la sua proposta per il settore giovanile, per la gestione del settore giovanile Amaranto. È arrivato un no dal presidente La Cava? Esatto, sì, questa risposta negativa inerente appunto alla gestione del settore giovanile, che è un po' un'ennesima visione diversa tra di noi, credo che avrà appunto una conseguenza impossibile da non avere, ecco, un'ultima diciamo, condivisione di percorso per capire se c'è o no la possibilità di partecipare, ma a questo punto questa decisione mi vede costretto, insomma, domani a fare questo incontro definitivo. La cosa che ha amareggiato è il fatto che questa gestione del settore giovanile sarebbe stata affidata ad altri soggetti? No, no, assolutamente non è questo il punto. Il punto è che all'interno della società avrei potuto sicuramente gestire sia in risorse economiche, ma anche in tempo da dedicare. Senza nessun interesse personale, un settore che ritengo importantissimo in una squadra professionistica. Quindi, ecco, dire no a questo mi ha fatto pensare che non c'è più spazio e quindi è opportuno effettivamente definire questa situazione. Rispetto a come era partita, no? In cui appunto Massimo Anselmi era il vicepresidente, poi è stato fatto un primo passo indietro anche con l'uscita del CDA. Da queste parole, diciamo, quindi è probabile un'uscita definitiva anche dalla società? Ritengo di sì, perché non essendoci appunto più spazio e comunque non avendo più aggiornamenti di nessun tipo, sta a significare che non è possibile la continuità di questo progetto. Si è perso quindi un po' lo spirito, almeno dal punto di vista di Massimo Anselmi, lo spirito originario con cui era partita questa avventura. Sì, però si è acquisito uno spirito importante da tifoso, quindi posso dire che comunque un segno positivo resta, sono veramente pieno di entusiasmo quando vedo che la nostra squadra gioca bene, quindi questo è sicuramente un patrimonio che resterà in me. Quindi il prossimo passo sarà questo incontro nelle prossime ore col presidente. Sì, domani abbiamo un incontro, sicuramente in clima sereno perché non c'è appunto tensione tra di noi, però ecco questa. È l'ennesima cosa che mi vede appunto costretto a definire questa partecipazione, non ha più nessun senso. Ormai sono mesi che non conosco nulla della società e quindi questo mi spinge comunque a definire questo rapporto.